Nella comunità di San Patrignano, una giornata per fare il punto sulla lotta alla droga. L'inviato Massimo Mignalelli. Un gesto simbolico ma significativo, un muro fatto di mattoni, su ogni mattone la scritta di un tipo di droga, viene abbattuto dai ragazzi di San Patrignano, insieme ai tanti studenti venuti oggi. Cioè la scritta dipende da noi, perché uno dei problemi è proprio l'inconsapevolezza dei giovani, dei danni creati dall'uso della droga. San Patrignano, la più grande comunità di recupero d'Europa, si è celebrato il WeFree Day 2010. Studenti da tutta Italia, circa 2000. Credo che adesso i ragazzi si drogano per sentirsi forti, mettersi in mostra. Per essere accettati, per divertirsi. C'è la sensazione che forse negli ultimi tempi si sia abbassata la soglia di attenzione sul problema droga. Siamo noi che gli proponiamo modelli di indifferenza, di cinismo e di consumismo sempre più pressanti e loro si sentono sempre più soli. Dalla Colombia è arrivata una vera e propria raffineria di cocaina, c'è anche chi combatte i narcotrafficanti. Per il governo c'era il ministro Alfano. Occorre una risposta che non può essere solo sanzionatoria o carceraria, ma che deve essere rieducativa, che deve ricominciare dai valori. Anche a San Patrignano si sottolinea l'emergenza cocaina nelle grandi città. Da un lato percorsi di prevenzione, dall'altro percorsi di contrasto e dall'altro ancora percorsi di recupero. È così che Milano affronta questo problema.